Ciao raga, sono Valentina Lattanzio e oggi sono qui con Franci perché andiamo al mare. Finalmente. E stiamo per passare a prendere due nostri amici, Grady e Fisi. Finalmente li conoscete, visto che è una coppia che praticamente... Mio fratello! Luca! È mio fratello! Ciao amore! Comunque, adesso passiamo a prendere Grady e Fiji e poi andiamo a mangiare qualcosa. Comunque, non ve l'ho detto, andiamo in Liguria. Ma tu sei il paesino? Cereale. Spero non che so il... dove sia, ma... Dai, spero con tutto il cuore che il mare sia bello e che l'acqua non sia tanto fredda. Perché e che ci sia il sole. Esatto, perché sole. Se andiamo lì e piove, mi incavolo. Pablo! Oh, chi c'è qui? Questo è il cane di Fiji. Amore, sì! Eccoli, cuccioline! Ciao, amore! Lei è Grady! Guarda che vede la mami! Fiji dall'altra parte sarà arrabbiato perché siamo in ritardo. Ciao Fiji! Saluta i nostri amici di YouTube. Sì, ciao YouTube, la vostra amica è sempre in ritardo. Io vado dentro, cammino sempre. Io vado dentro. Amore, io sto morendo di fame. Ciao Paolo! Andate piano, ciao, dai, ciao Vale! Ciao Mario, saluta YouTube! Ciao! Ciao Pablito! E adesso andiamo a mangiare. Amo, io sto morendo, guarda. Bravo, Fiji! Ferrari! C'è l'arcobaleno! Aspetta. Guarda! Siamo appena arrivati in autogrill perché adesso andiamo al andiamo al McDonald's che è dall'altra parte, quindi dobbiamo passare tipo sopra il ponte per arrivarci. Questo ragazzi, video sarà un po' ignorante, però vabbè. No, perché la Vale è il numero uno dopo di me, però. Ma vi rendete conto? Amo, dimmi qualcosa! È il numero zero, amo, cioè che non conta niente. Siamo arrivati al Mac, raga. Adesso dobbiamo capire che cosa mangiare. Mangio tutto, tanto paga Valentina. Cioè, perché praticamente paghiamo io e Grady perché volevamo venire qua al Mac. Oh, e quindi hanno detto, allora pagate voi. Eccolo qui, Crispy Mac Bacon! Buon appetito! Buon appetito! Arrivati a Genova! Non si vede niente perché è buio, il mare è dall'altra parte, però vabbè, devo farvi vedere qualcosa, ciao! Lamborghini! Ci sono le giostre, andiamo! Siamo appena arrivati! Francesca, no! Amo la macchina, sono l'antifurto! Quanto ci abbiamo messo per arrivare qui in Liguria? Due ore e mezza, ma sono volate. Vabbè, due ore e un quarto. È il colmo, non riusciamo ad aprire la porta di casa. Cioè, vi rendete conto? Perché l'abbiamo presa in affitto tipo per due... Si è rotta? No. Ah, ok, pensavo che si fosse... Ma qua non entra niente. Siamo arrivati nella casettina, è molto accogliente. Sì, non è tipo un hotel super elegante, però comunque molto accogliente. Là c'è Fiji che si sta... rilassando, la cucciolina in bagno e niente, mi sa che fra poco andiamo a dormire, ci vediamo domani che andiamo al mare finalmente. Buongiorno, non sono, è presto. Buongiorno, ciao amore, buongiorno. Ma hai preso le mutande? Ha sbagliato mutande, dice che le sue mutande sono troppo piccole. Era cuffia. Oggi c'è un sole pazzesco, sicuramente mi brucerò. Comunque là in fondo, non so se si vede, si vede un po' il mare. Ora mi sistemo e andiamo a far colazione. Forever. E
e finalmente siamo arrivati al mare. Guardate che bella l'acqua, almeno è stata bella trasparente. Ed è ghiacciata. Io pensavo che fosse molto più calda, cioè. Ehi! Saranno 10 gradi qua in là. Lo so. Cioè Fiji già sta facendo il bagno, però è freddissima, io non mi butto. C'è Franci che mi sta alzando, sono ordina. Amo, 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 no, 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 si ribalta. Oh, guarda che pazzo è. Io adesso prendo il sole. No, dai, non mi nomine. Eccoli i due pinzoncini. Pinzoncini. Hai già fatto il bagno, raga. Yeah. Scusate, raga, mi pattino un po' perché sennò dopo mi diventano i cavalli schifo. L'acqua è freddissima. Nemo? L'hai trovata fredda? Congelata, non fredda. Lo so, ma il fatto, amo, no, che è solo all'inizio. Vabbè, dai, il primo bagno l'abbiamo fatto insieme. Quella! Che cosa abbiamo qua? Appoggia qui. Wow, grazie. Grazie, amore. Guarda che carini i nostri fidanzati. Amo, appoggialo qui, appoggia qua. Wow. Amo, vieni qua con... Sì, non penso, mi sta. Salute raga, salute. E raga, abbiamo comprato le focacce. Sì, 30 euro hanno di focacce. Hanno comprato le focacce. Hanno comprato le focacce. A piedi siamo andati. A piedi? Buonissime. Questa con che cos'è? Focaccia con stracchino. Credi ha fatto il danno. Cos'è che ha fatto? Ha fatto cadere tutte le olive. Come hai fatto cadere? Eccola! Altro giro, altra corsa! Questo è il risultato della giornata al mare. Ci siamo bruciate più lei, eh. Io un po' le spalle, ma si noterà dopo la doccia. Siamo appena arrivati a casa, siamo tutti bordo. Franci mi sta facendo specchiare, non so perché in questo modo. Guarda, non devi guardare su, guarda dietro. Tipo così. Ma dietro dove? Non capisco. Perché abbiamo lo specchio in mano? Guardate lei. Ah! Vuole lo specchio, aspetta. Ma ancora costa. C'è la pasta al forno di zio Mimì. È vero, raga, c'è la pasta mio al forno. Mio nonno, tranese, la pasta al forno. La pasta al forno del troll. Fiji ha apparecchiato qua fuori sul terrazzino. Mi con la spazza! Andiamo, mi guarda la buon appetito raga, oggi pasta al forno, anzi Franci lo tagliamo. Di Mimmo di Lernia, mio nonno, Mimmo di Lernia. L'unico specchio della casa è questo, veramente sono super delusa. E oggi mi sono vestita così. Ho messo pure dei tacchettini bassi perché dobbiamo camminare e adesso usciamo. Tra l'altro siamo bordo. Guardate, mi brucia tutto. Ah, ma sei troppo alta, non ci sono i danni. Vieni qua. Ora usciamo. Attenzione, è lei? Valentina, l'antilattanzio? Wow! Alla fine siamo qui davanti alle giostre, ma sicuramente non andremo da nessuna parte. Il giro di giostra. E quindi? Ragazzi. Un bel localetto e adesso brindiamo alle vacanze. E Fiji si vuole tagliare i capelli. Stasera non me li ha fatto tagliare. Te li tagliamo di notte, li taglia Gridi di notte. Stanotte tagliamo i capelli. Va bene. Ancora che mangi? Sempre. Cosa c'è dentro? Crudo e fondente. Ma no. Buongiorno raga, ieri alla fine siamo crollati, ci siamo addormentati perché
eravamo cottissimi. E poi raga, non potete capire, mi sono rovinata il naso praticamente ieri sera. Ho visto che c'erano tipo delle bolle. E infatti a Franci gli ho detto, guarda amore, sicuramente uscirà tipo dell'acquetta. Oh raga, tempo zero, mi è uscita tipo tutta l'acquettina qua dal naso, perché si sono scoppiate le bolle. Oh no! No! Raga, tra l'altro me lo sto anche spelando. No, non ci credo. Uffa. Abbiamo appena lasciato la casetta, abbiamo preparato tutte le borse e adesso andiamo ancora ad ustionarci in spiaggia. Finalmente colazione, siamo in spiaggia e oggi fa caldissimo. Ciao amore, buon appetito. Grazie amore. Prego. Ecco i due fanciulli. Che belli. Sembrate cugini. Di campagna. Buon appetito. Siamo arrivati in spiaggia. Ciao, buongiorno. Ma non ho intenzione di mettermi al sole perché guardate, che sono bruttissima. Mi sono bruciata, mi sono uscite le bolle. Adesso ho messo l'accento sul naso e niente. Amo, tu prendi il sole oggi? No, mi sbampo tutto. Ma guarda, lasciamo stare veramente. Aperitivino in spiaggia. Ciao baby. Hola. Hola. Aperitivo? Quella, aperitivino anche oggi. Sono una sfigata, beh lo sapete. Praticamente ho deciso di toccarmi il naso. Adesso mi avvicino, sono uno dei... Ho levato le pellicine, guarda. Sono... orribile. Venite qua, cucciolina. Ciao! Si è aggiunta ciao. Un'altra Valentina, ragazzi. Lei si chiama Vale. Adesso siamo al ristorante e stiamo aspettando da mangiare. Eccolo, l'unico col piatto è Franci. Comunque si sono aggiunte altre persone. Ciao amici. Ciao Vale 2. Vale 1, 2. E io ancora niente. Il nostro antipasto ce lo dividiamo a metà, raga, guardate che bontà. È l'antipasto misto. Pesce fresco. Scena romantica tra Grady e Figi. Amore, mi vuoi sposare col calamaro? Sì, col la sinistra, non la destra. Raga, col calamaro. Non ci vuole. Sembra che vince un otto. Eccola la nostra grigliata mista, amore. Buon appetito! Ho mangiato tantissimo, ho comprato la crema per il naso, la prep, così è molto utile per il mio nasino ustionato e tra poco andiamo a fare il bagno. Scusate se non riprendo in acqua, il problema è che non ho la GoPro e quindi se butto il telefono sott'acqua mi si rovina, come già mi è successo. Ho fatto cadere tutto. Però ha fatto cadere tutto. Gli hanno rifatto il vassoio perché ha fatto cadere tutti i bicchieri e ha rotto tutto. Un altro aperitivo. Ale. E io sono tutta bruciata. Ce ne stiamo andando, mare, mi mancherai tantissimo. C'è coda, raga, ci metteremo veramente 4 ore per tornare. Siamo appena arrivati a casa. È giorno, lo so, ma non potete capire. Alla fine ci siamo fermati in un hotel a dormire perché per tornare a Milano ci volevano tipo 5-6 ore perché c'era un traffico pazzesco. In più eravamo stanchissimi e così abbiamo appunto deciso di fermarci a dormire da qualche parte per sicurezza, perché alla fine se sei stanco è meglio che alla guida proprio non ti metti. E per una volta abbiamo preso la giusta decisione, anzi la decisione più matura di tutte. Comunque raga, se vi è piaciuta questa mini vacanzina con i miei amici, cliccate like. So che non vi ho fatto vedere molto il mare, ma purtroppo mi manca la GoPro. Quindi appena comprerò la mia GoPro farò tutti i video sott'acqua come tutti gli altri anni. Quindi mi raccomando, vi ricordo di seguirmi su tutti i social. Vi mando un bacione grande grande e su! Guardate il mio nasino, tutto bruciacchiato. Ciao ciao!